Carlo, vieni. Allora, buongiorno. Innanzitutto il Consiglio dei Ministri di oggi ha affrontato sostanzialmente due questioni, ne daremo adesso informazione e poi avrete poi tutto il materiale nel pomeriggio, comunicati stampa e tutto il resto. Le due questioni sono naturalmente il decreto proroghe di fine d'anno e questa ripartizione di fondi strutturali europei che rischiavano di non essere utilizzati per la fine di quest'anno, termina l'esercizio 2007-2013 e adesso spiegheremo che tipo di impegno che ci siamo presi. Prima però voglio accennare il fatto che abbiamo iniziato le procedure di nomina, di conferma del professor Tria come direttore della scuola della pubblica amministrazione e abbiamo iniziato la procedura di nomina del professor Piercarlo Padoan come presidente dell'Istat, procedura complessa che andrà poi in Parlamento per il voto del Parlamento. Vengo invece ai due passaggi fondamentali del Consiglio dei Ministri di oggi. Innanzitutto il decreto proroghe, ripeto, il testo lo vedrete più tardi. Il decreto proroghe è costruito attraverso, come sapete, l'originario decreto proroghe con le proroghe essenziali che sono necessarie su alcuni impegni che appunto abbiamo dovuto, come ogni anno, mettere, e accanto a questo si sono prese le norme essenziali del testo del cosiddetto decreto Salva Roma che abbiamo deciso di ritirare dal Parlamento, cioè di non portare a termine in Parlamento per la eterogeneità di norme che ne era venuta fuori. Sono state individuate le norme di quel testo la cui non approvazione avrebbe comportato danni al bilancio, ai bilanci, e quindi vengono inserite nel decreto, in particolare diciamo, le due norme più note, quelle che riguardano la materia fiscale che ha a che vedere con il bilancio del Comune di Roma e quella cosiddetta degli affitti d'oro. Poi i particolari li vedrete ovviamente in seguito, più una serie di altre norme che avevano, come ho detto prima, il problema del fatto che hanno già degli impegni e degli impegni che avrebbero avuto degli effetti negativi sul bilancio o su bilanci, cercando quindi di restringere il perimetro al massimo di questo intervento. Si è molto discusso in queste ore, in questi giorni, attorno a questa vicenda. Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, la questione essenziale è che anche questa vicenda dimostra come nel nostro Paese sia essenziale mettere mano a un'azione di riforma complessiva del procedimento legislativo. Questa vicenda per noi è un ulteriore stimolo a considerare il 2014 l'anno in cui dobbiamo mettere mano definitivamente a un riordino del percorso legislativo. Il bicameralismo paritario è uno dei temi naturalmente in questione e altri punti della discussione attorno al modo col quale in Italia si fanno le leggi. La discussione, le conseguenze di quanto è successo nel rapporto con il Parlamento ovviamente ci porta oggi non a fare tanti discorsi, che non è diciamo il giorno e l'ora di fare tanti discorsi e tante discussioni di carattere generale. Bisogna salvare gli effetti di quelle norme per evitare che tutto questo comporti problemi per il bilancio e per i bilanci, che è quello che si è fatto. Però la riflessione sul fatto che il procedimento legislativo in Italia, così come avviene,
non è più quello di una democrazia moderna che sia in grado effettivamente di funzionare in modo efficiente, questo viene in modo ancora più evidente dalla vicenda di questi giorni. Quindi saremo ancora più determinati a questo punto a far sì che il 2014 sia l'anno nel quale si possa dotare il nostro Paese di un procedimento legislativo più lineare che eviti appunto le situazioni come quelle che si sono create in questo ingorgo di fine d'anno. 2014 dobbiamo avere una riforma del procedimento legislativo che tenga conto anche di quello che è accaduto in questo mese di dicembre, dell'ingorgo che c'è stato, della difficoltà nel rapporto tra governo e due rami del Parlamento, così come l'abbiamo visto e vissuto. Vedrete per l'appunto il provvedimento più tardi, il comunicato stampa vi darà tutti i particolari. Vi chiederò ovviamente, parlo ai giornalisti in questo momento, di attenervi ai testi che poi usciranno formalmente, non a, come sempre e come purtroppo spesso capita, voci, dicerie, testi che non sono quelli veri, ma insomma attenetevi al comunicato stampa e al testo che andrà poi in gazzetta ufficiale. Voglio concentrarmi su un punto molto importante che abbiamo deciso oggi. Si parla sempre del fatto che nel nostro Paese non si usano bene i fondi strutturali, i fondi comunitari. Questo è uno dei grandi problemi italiani. Buttiamo via soldi europei perché non siamo in grado di usarli nei tempi giusti. Siccome scade il tempo, abbiamo un percorso che vale 2007-2013, tanti soldi utilizzati, alcuni soldi che sono andati su grandi progetti che però hanno vissuto dei ritardi, grandi progetti di grandi opere pubbliche in questi anni, che andando a lavorare su questi temi, in particolare il ministro Trigilia e sul tema delle infrastrutture ovviamente il ministro Lupi, hanno verificato in questi mesi che quelle allocazioni di fondi su grandi progetti, visto che quei grandi progetti venivano ritardati, si sarebbero persi quei fondi europei. E allora li devo molto ringraziare perché hanno fatto un gran lavoro in queste settimane, cercando di tenerlo il più sotto traccia possibile, in modo tale oggi da essere in condizione di presentare questo complesso di intervento per salvare l'utilizzo dei fondi comunitari all'Italia ed evitare i soliti problemi italiani che non usiamo i fondi strutturali che poi vanno a finire a finanziare l'Irlanda, la Spagna o altri paesi che sono più bravi di noi, si prendono anche i nostri fondi che noi non utilizziamo. Per fare questo si è costruito un intervento fatto di 4 capitoli che cifra un complesso di 6 miliardi e 200 milioni di euro, che potranno e dovranno essere utilizzati in questa coda 14-15. Questi 6 miliardi e 200 milioni di euro, appunto, che si sarebbero persi e sarebbero finiti, ripeto, all'Irlanda, alla Spagna, ai paesi che utilizzano meglio i fondi comunitari, con questa operazione siamo in grado di riallocarli laddove li si possono spendere subito nei prossimi mesi e quindi si può evitare di perderli. 4 grandi capitoli, poi il ministro Trigilia vi darà tutte le carte in fine di conferenza stampa con la diversa allocazione di queste risorse. Questo intervento, che non è un atto normativo, è un intervento di tipo amministrativo che abbiamo confezionato in modo completo, è un intervento che assegna 2 miliardi e 200 milioni al sostegno delle imprese, 700 milioni di misure a sostegno del lavoro, dell'occupazione, 300 milioni di misure per il contrasto alla povertà e 3 miliardi di euro di misure a sostegno delle economie locali. Di questo complesso di 6 miliardi e 200 che deriva da queste 4 voci, che ripeto, sostegno alle imprese, il tema del lavoro e dell'occupazione, il tema della povertà, sostegno alle misure contro la povertà e la questione del sostegno alle economie locali, di questi 6 miliardi e 200 milioni
1.200.000.000 riguardano la questione del credito alle imprese, che è già stata messa in legge di stabilità. Questo 1.200.000.000 che stanno dentro i 6.200.000.000 di cui stiamo parlando coprono quell'intervento che è già in legge di stabilità. Quindi questi sono gli unici interventi già noti di tutti gli altri che adesso stiamo per invece annunciare, quindi 1.200.000.000. Tutto il resto invece è costruito, diciamo ex novo, attraverso questa riallocazione di fondi. Stiamo parlando dell'intervento a favore delle imprese, oltre questo, che ripeto, 1.200.000.000 era già in legge di stabilità e quindi è stato approvato l'altro giorno, mettiamo 1.000.000.000 di nuove risorse di interventi per sostenere la autoimprenditorialità, in particolare l'autoimprenditorialità giovanile. Sull'occupazione, questo è un passaggio molto importante perché sull'occupazione vengono allocati ulteriori 150 milioni di euro per la decontribuzione dell'occupazione giovanile. Questi si aggiungono agli 800 che avevamo già messo nel mese di giugno, se ne aggiungono questi 150, quindi è un ulteriore intervento a favore della lotta alla disoccupazione giovanile, che avrà questo periodo 14-15 nel quale, visti già i risultati buoni, i numeri, 18.000 giovani che sono stati assunti già con questa misura, con la misura che era stata messa a giugno, l'aggiunta di questi 150 milioni serve per rafforzare ulteriormente questa misura. 200 milioni interventi per l'occupazione femminile e interventi per i lavoratori più anziani. Quindi abbiamo cercato di fare un intervento che sia in grado di aiutare anche altre fasce del nostro mercato del lavoro. E qui c'è anche una novità importante, 350 milioni di euro di intervento a sostegno della ricollocazione di lavoratori disoccupati. Abbiamo deciso di destinare questi 350 milioni alla parte oggi più in difficoltà, tanti disoccupati, i lavoratori che escono dal ciclo del sostegno. Questa ricollocazione di lavoratori disoccupati avrà un intervento di 350 milioni, rappresenta un'attenzione molto forte al grande disagio che in questo momento si sta vivendo nel Paese. La terza voce di quelle quattro che dicevo riguarda la povertà. Nella legge di stabilità e negli interventi precedenti sono già state messe delle risorse. Con questo intervento aggiungiamo risorse sul grande fronte della trincea della lotta alla povertà nel nostro Paese. Stiamo parlando di 300 milioni in più che mettiamo di rafforzamento della sperimentazione del cosiddetto SIA, cioè lo strumento per l'inclusione attiva. Arriviamo quindi con questi 300 milioni più le risorse che erano già state messe nei mesi scorsi a un complesso di interventi per il 2014 di contrasto alla povertà, purtroppo cresciuta nel nostro Paese, arriviamo a un complesso di 800 milioni, 500 più 300 che mettiamo adesso, questo perché il disagio sociale in questo momento rappresenta la trincea più difficile e qui vedete per l'appunto come abbiamo deciso di destinare risorse ai disoccupati giovani, per l'occupazione femminile, per la ricollocazione dei disoccupati e per la lotta alla povertà con questi 300 milioni. Infine, il quarto capitolo, 3 miliardi di euro di sostegno alle economie locali. Qui ci sono quattro grandi capitoli, viene finanziato il Piano Nazionale delle Città, viene aggiunto finanziamento al cosiddetto programma dei 6.000 campanili che ha già avuto una prima parte di finanziamenti precedenti, viene aggiunto finanziamento sul capitolo della valorizzazione di beni storici, culturali e ambientali, promozione dell'attrattività turistica e una parte di questi finiranno
sui capitoli che hanno a che fare con la promozione in vista di Expo 2015 e infine, quarto capitolo, al quale devo dire tengo moltissimo, teniamo moltissimo, è stato uno degli impegni del governo fin dall'inizio, è quello che ha a che vedere con gli edifici scolastici, tutto ciò che serve alla riqualificazione, la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. Le nostre scuole non sono all'altezza di un paese come il nostro dal punto di vista delle strutture, della sicurezza. Il primo intervento che abbiamo fatto qualche mese fa viene seguito da questo intervento al quale diamo molta importanza. Quindi termino, complessivamente abbiamo voluto con questa operazione raccogliere e raggiungere i seguenti obiettivi. Primo obiettivo, evitare di buttare via i soldi europei come il nostro Paese troppe volte ha fatto in passato e quindi riallocare quelle risorse per interventi che nella ultima fase di phasing out 14-15 possano essere effettivamente utilizzati. In secondo luogo, concentrarci sul disagio sociale maggiore che il nostro Paese sta vivendo, disoccupazione, povertà. In terzo luogo, intervenire per sostenere la ripresa economica, quindi sostegno alle imprese, sostegno all'occupazione, sostegno alle economie locali, in particolare su quegli strumenti che hanno a che vedere con le città, con gli edifici scolastici e con l'attrazione turistica, i beni storici, culturali e ambientali, come ho citato fino adesso. Riteniamo che questo complesso di intervento, questi 6 miliardi e 200 milioni, di cui, ripeto, 1 miliardo e 200 milioni vanno a coprire l'intervento della legge di stabilità sulle garanzie per le imprese, per il credito alle imprese, tutto il resto, cioè i 5 miliardi che ho appena raccontato, sono nuovi, ne parliamo per la prima volta, vengono allocati con una grande, secondo me, capacità di evitare di buttare via quelle risorse e di utilizzarle invece per le cose che oggi sono assolutamente essenziali. Aggiungo a completamento di tutto questo che è un'operazione con cui non si distolgono soldi dal Sud. Lo dico perché alle volte quando si fanno interventi di questo genere c'è la sensazione che si prendano soldi dal Sud per spalmarli sul resto del Paese. Non è così, è una riallocazione di risorse comunitarie che servivano per il Sud e servivano per il Nord, che sarà rispettosa dell'allocazione geografica. Ritengo questo molto importante per evitare di ripetere errori che sono stati fatti in passato, anche perché alcune di queste finalità devono essere vissute con maggiore attenzione, soprattutto ovviamente nei confronti del Sud del nostro Paese, dove alcuni di questi fenomeni sono particolarmente delicati e particolarmente complessi. Darei la parola al Ministro Trigilia, che voglio ringraziare molto perché è merito suo se questo lavoro lo si è riuscito a fare, arrivando prima della scadenza del 31 dicembre di quest'anno, scadenza fatidica, e credo che questo sia rappresenti sicuramente un risultato importante del quale voglio molto ringraziare Carlo Trigilia, al quale do la parola. Carlo. Grazie. Il Presidente ha già illustrato i contenuti generali di questa manovra che facciamo con i fondi strutturali. Diciamo che gli obiettivi sono principalmente due, uno che è stato già sottolineato, e cioè mettere in sicurezza quei fondi che rischiano di non poter essere certificati come spesa entro il 2015. Ma c'è anche un secondo obiettivo. Voi ricorderete che le politiche di coesione per il ciclo 2007-2013 sono state in realtà programmate in un periodo molto lontano, prima ancora che intervenisse la crisi economica e sociale che ha colpito il Paese particolarmente e che ha colpito ancora di più le regioni del Mezzogiorno. Entrambi questi motivi, quindi, ci hanno spinto sin dall'inizio dell'attività del nuovo governo a un impegno per cercare di riorientare l'uso di questi fondi delle politiche di coesione. Quando dico l'uso di questi fondi delle politiche di coesione faccio riferimento non solo ai fondi strutturali in senso stretto, ma anche al programma Azione Coesione, al piano Azione Coesione, che era già
una prima operazione condotta nel governo precedente dal mio predecessore per riutilizzare più efficacemente i fondi, e faccio riferimento a una terza fonte che è il Fondo Sviluppo Coesione, che è un fondo nazionale che viene programmato insieme ai fondi strutturali e che si chiamava una volta FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate. Quindi ci sono queste tre fonti che sono state usate da un lato per mettere in salvaguardia fondi che rischiano di non essere certificati come spesa entro il 2015, dall'altro soprattutto per dare una spinta antirecessiva e di promozione dello sviluppo e dell'occupazione, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno che sono state particolarmente colpite dalla crisi economica e sociale, quindi abbiamo anche un problema di povertà. Da queste tre fonti, ripeto, Fondo Sviluppo e Coesione, Piano Azione e Coesione e fondi strutturali in senso stretto, abbiamo riutilizzato 6,2 miliardi di euro che hanno avuto la destinazione prima chiarita dal Presidente, cioè una parte di questi 2 miliardi e 2 vanno a sostegno delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, attraverso il fondo di garanzia che viene finanziato e verrà anche particolarmente orientato nel senso di introdurre delle norme regolamentari nell'amministrazione di questo fondo che possono privilegiare particolarmente le imprese, delle piccole imprese del Mezzogiorno, che spesso nelle precedenti gestioni, per le caratteristiche di regolazione del fondo, venivano invece sistematicamente deprivilegiate. L'altra misura a sostegno delle imprese è sulla formazione dell'autoimprenditorialità sia nel settore produttivo sia nel settore dei servizi, che è un settore ad alta possibilità di occupazione, in particolare pensiamo ai servizi culturali che sono, soprattutto per le regioni meridionali ma non solo, un elemento di particolare importanza. Quindi 600 milioni vengono dedicati al fondo di garanzia per il finanziamento del credito delle piccole imprese del centro-nord e 600 delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, mentre un'altra misura pari a 1 miliardo comporta il rifinanziamento della legge sulla imprenditorialità giovanile con le caratteristiche che dicevo. C'è poi un pacchetto che è stato illustrato dal Presidente, che non ripeto nei dettagli, che riguarda misure a sostegno dell'occupazione, sia dell'occupazione giovanile, sia dell'occupazione femminile e dell'occupazione degli anziani sopra i 50. Si tratta di misure che puntano a una decontribuzione e quindi a un abbassamento significativo del costo del lavoro per chi impiega queste figure. Cerchiamo di dare anche una spanna temporale più lunga a queste misure, in modo che gli operatori economici possano procedere con i loro calcoli più efficacemente e possano valutare i possibili benefici, non limitandoli a un periodo di tempo breve. L'elemento più innovativo di questo pacchetto è il fondo per l'occupazione di lavoratori che si trovano in mobilità o in cassa integrazione anche in deroga da lungo tempo o lavori socialmente utili. Qui in sostanza c'è il tentativo di introdurre una nuova misura che non si limiti soltanto a un sostegno passivo al reddito, ma in un certo senso si trasforma in politica attiva, cioè dire si abbatte sensibilmente il costo del lavoro dal punto di vista degli oneri contributivi per le imprese che assumono questi lavoratori e quindi li spostano su un settore produttivo di mercato, sia di beni che di servizi, e si finanzia la formazione specifica legata alle aziende che assumono questi lavoratori. Quindi questa è una norma nuova che è stata introdotta nella legge di stabilità e che noi con il sistema dei fondi finanziamo adeguatamente, sperando che questo comporti un miglioramento delle situazioni di integrazione dal punto di vista occupazionale di queste figure, ma su questo poi può dire di più anche il ministro Giovannini. Della lotta alla povertà ha già detto anche il Presidente, mi limito a ricordare che siamo in una situazione gravissima nel Mezzogiorno, 40% di persone residenti nelle famiglie meridionali sono a rischio povertà e il 25% sono a rischio di grave deprivazione materiale. Quindi è importante che si faccia qualche cosa immediatamente per queste persone.
E quello che noi facciamo con questa misura non è solamente un sostegno passivo al reddito, ma di nuovo il sostegno al reddito è legato alla, a determinate condizioni che saranno verificate e prese in carico dai servizi sociali a livello comunale, e cioè il fatto che i figli in famiglie che si trovano in condizioni di grave deprivazione debbano andare a scuola, e bisogna aiutare anche gli adulti di queste famiglie all'inserimento lavorativo. Quindi è un insieme di politiche di sostegno del reddito, ma anche di politiche attive, particolarmente importante, ripeto, nella situazione in cui siamo. Ma il segno complessivo, forse più forte, viene dalle ulteriori misure, che sono misure a sostegno delle piccole opere, di piccoli lavori rapidamente cantierabili e da finire entro il 2014, in qualche caso entro il 2015. Questo tipo di lavori sono importanti perché rappresentano un sostegno diretto alla domanda, mentre, come voi sapete, la decontribuzione presuppone, o il credito presuppone, una valutazione degli operatori sulle possibilità dell'impresa, e quindi gli operatori economici possono decidere anche di non usufruirne se le loro aspettative sono negative. Con il sostegno alle economie locali noi abbiamo dei lavori che immettono domanda nel sistema economico, e una cosa importante da sottolineare è che se anche l'insieme di queste misure riguardano ovviamente le regioni meridionali, per le quali erano destinate originariamente dalla stessa Unione Europea, data la situazione di difficoltà strutturale di queste regioni, dicevo, sebbene siano orientate prevalentemente alle regioni del Mezzogiorno, queste misure determinano un effetto immediatamente positivo sulle economie del centro-nord, perché secondo stime della Banca d'Italia su 100 euro di investimenti che fanno crescere il PIL nel Mezzogiorno, una quota che va da 20 a 40 si attiva nelle regioni del centro-nord. Quindi c'è un effetto complessivo di spinta, ci auguriamo, alla fase di uscita dalla grave recessione del Paese, che avviene attraverso questa misura. In conclusione, credo che questo sia un elemento di rilegittimazione complessiva del sistema dei fondi, per il quale intendo ringraziare anche i presidenti delle regioni che hanno negoziato con noi questo riorientamento delle risorse, sia anche un importante passaggio per il 2014, quando è finito il vecchio ciclo e comincia il nuovo. E noi dobbiamo evitare un calo della spesa e degli investimenti proprio in questo momento. Con queste misure, che sono a elevato tiraggio e a rapida realizzabilità, noi contiamo di evitare questo buco che inevitabilmente si determinerebbe tra il 2014 e il 2015, per la conclusione del vecchio ciclo e l'avvio del nuovo, che, come sapete, è ancora in fase di gestazione. Infine, non escludiamo altre possibili operazioni nel corso dell'anno prossimo di riorientamento dei fondi, qualora si dovessero verificare ulteriori problemi di ritardi e di rischi di perdita di questi fondi, ma riteniamo che già con queste misure il complesso delle risorse sia stato messo in salvaguardia. Naturalmente monitoreremo molto attentamente la situazione, in modo da fare di questi fondi un effettivo strumento della politica di sviluppo del Paese, in modo che nessun euro vada perso, ma anche che vengano usati al meglio. Ministro Lupi. Sì, aggiungo poche cose, ma per dare concretamente l'impatto che le misure che sono state presentate avranno immediatamente nella cantierabilità e nell'operatività delle opere che sono previste. L'intervento che è stato proposto insieme con il Ministro Triglia va nella logica che sin dall'inizio, con il decreto del fare del giugno di quest'anno, noi abbiamo voluto affermare: investimenti in infrastrutture e opere pubbliche che rilanciassero immediatamente l'economia, permettendo la cantierabilità, di privilegiare interventi cantierabili e interventi di diverse dimensioni, grandi opere, piccole opere, medie opere, distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. I due programmi che saranno finanziati grazie al lavoro di recupero delle risorse che altrimenti si sarebbero perse rientrano nella logica, come ha detto Triglia, della competenza e della cassa. Non saranno persi ovviamente gli interventi che erano programmati, ma saranno rifinanziati con i fondi
2014-2020, ma immediatamente invece potranno e sono stati individuati interventi che hanno delle caratteristiche molto precise. Il programma 6.000 campanili è un programma che ha visto affluire al Ministero delle Infrastrutture oltre 5.000 domande da parte dei comuni sotto i 6.000 abitanti, sotto i 5.000 abitanti. La caratteristica di questi interventi era molto semplice, dovevano essere opere presenti sul territorio di quel comune per la riqualificazione ambientale, gli edifici pubblici, la messa in sicurezza, le norme antisismiche, anche l'aggiornamento tecnologico, che su progetti pronti, che dovevano essere appaltati entro il febbraio del 2014 e cantierabili entro il maggio 2014. Questa è la caratteristica. Di questi 5.000 domande che sono pervenute, noi con un decreto ne abbiamo già finanziate per 100.115.000, grazie agli interventi adesso fatti insieme col Ministro Trigilia, per le regioni del Sud potranno accedere con le risorse di quasi 1 miliardo di euro quasi 1.000 piccoli comuni che nelle regioni di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia hanno presentato le domande. È un segnale importantissimo, se tenete conto che il taglio delle opere è 500.000-1 milione di euro. Vuol dire che ci rivolgiamo a piccole e medie imprese, ci rivolgiamo a interventi che possono immediatamente essere conclusi, ci rivolgiamo a interventi che riqualificano quel piccolo territorio. È un segnale totalmente innovativo ed è una risposta anche a tutti quei comuni, ovviamente, che hanno fatto e hanno presentato le domande. A questo intervento del 1 miliardo di euro sono il recupero dei fondi appunto di azione e coesione dei fondi strutturali, si affiancheranno nuove risorse già previste dalla legge di stabilità sul programma 6.000 campanili per 50 milioni di euro e ulteriori risorse che vogliamo dare nel corso dell'anno proprio per permettere un forte impatto sulla crescita. Il secondo piano, e concludo, che viene finanziato è il Piano Nazionale per le Città. Il Piano Nazionale per le Città ha previsto già un finanziamento di 28 progetti, grazie alle nuove risorse che saranno messe a disposizione, ovviamente lo ha detto bene, per le regioni del Sud, con altri 500 milioni si potrà finanziare ulteriori progetti immediatamente cantierabili. Dal punto di vista del Ministero delle Infrastrutture, noi quantifichiamo che questi due interventi possano vedere e produrre immediata occupazione per quasi 70-80 mila posti di lavoro da dare immediatamente nei primi mesi dell'anno, cioè nel corso dal maggio, quando saranno cantierati i lavori, fino ai mesi successivi. Mi sembra un segnale importante, operativo, concreto e anche un nuovo modo di gestire le risorse pubbliche e una politica delle infrastrutture che metta insieme grandi opere, piccole opere e medie opere. Grazie mille. Qualche dettaglio in più sulle misure che riguardano il lavoro e l'esclusione sociale, che complessivamente, come abbiamo sentito, cifrano per circa 2 miliardi su questi fondi aggiuntivi. Primo capitolo, lavoro. Abbiamo potenziato l'incentivo per i giovani, per l'assunzione di donne, per l'assunzione di over 50. In questi 5 mesi questi incentivi hanno già creato 35.000 posti di lavoro in più, quindi in 5 mesi gli incentivi stanno in qualche modo avendo successo, abbiamo deciso di potenziarli. Però c'è un altro modo di leggere queste risorse aggiuntive, perché abbiamo sentito che una parte vanno ai giovani, una parte va all'autoimprenditorialità, in particolare giovanile. Allora, molto si parla della cosiddetta garanzia giovani, che è il programma che parte nel primo trimestre del 2014. E alcuni hanno detto, ma sono solo 1,5 miliardi per il biennio 2014-2015. Bene, attraverso i fondi che abbiamo già stanziato a giugno e attraverso questi ulteriori fondi, in realtà stiamo parlando di quasi 3,8 miliardi, perché all'1,5 miliardi dei fondi comunitari nuovi, freschi, dobbiamo aggiungere tutti gli incentivi per i giovani, tutti gli incentivi per le nuove imprese, i tirocini e così via che abbiamo già messo in campo.
Quindi queste risorse ci consentono di portare, in teoria naturalmente, vedremo poi l'attuazione concreta, e qui faccio un'osservazione, a 3,8 miliardi i soldi disponibili per la garanzia giovani. Qual è l'osservazione che voglio fare, che ha già ricordato il Ministro Trigilia? Questi fondi vanno a sostenere tutte misure già presenti nella normativa, quindi non abbiamo bisogno di fare nuove norme di attuazione, ma vanno soltanto a finanziare fondi che già esistono. Questo è il primo capitolo. Tra l'altro vorrei anche ricordare che, visto che complessivamente gli incentivi per giovani, donne e over 50 cifrano a 1,2 miliardi di euro, quando si parla del fatto che la legge di stabilità, ha stanziato solo 3 miliardi per la riduzione del cuneo, in realtà bisogna aggiungere anche questo 1,2 miliardi. Quindi siamo a complessivi 4,2 miliardi di riduzione del cuneo nel 2014. Secondo capitolo, che è un capitolo molto importante. Nella legge di stabilità qualcuno ha criticato il fatto che la norma istituisse il fondo per le politiche attive e stanziasse soltanto 15 milioni nel 2014, 20 milioni nel 2015, 20 milioni nel 2016. Bene, con i 350 milioni che adesso sono stati stanziati, e allora avrete capito anche perché in legge di stabilità avevamo messo un importo apparentemente limitato, abbiamo la possibilità di aprire una pagina nuova di politiche attive nel Paese. Si è molto criticato il fatto che a causa della crisi si è speso moltissimo per gli ammortizzatori sociali e molto di più invece bisogna spostarsi verso le politiche attive che sono di competenza delle regioni, vorrei ricordarlo. Bene, questo stanziamento mette lo Stato centrale nell'opportunità di definire, come abbiamo fatto per la garanzia giovani, piani precisi con un monitoraggio continuo per politiche attive del lavoro e quindi aprire un nuovo capitolo. L'ultimo tema è quello della povertà. Come ha già anticipato il Presidente del Consiglio, se sommiamo tutti i fondi che abbiamo insieme in questi 6 mesi messo sul cosiddetto sostegno per l'inclusione attiva, il SIA, che parte sperimentalmente nel 2014 ma poi diventerà regime nel 2015, abbiamo complessivamente 560 milioni di euro solo per il 2014. Cui si sommano i 250 milioni della social card tradizionale. Quindi 810 milioni nel 2014 per la lotta alla povertà. Una cifra che devo dire non abbiamo trovato misure di analoga intensità e ampiezza negli ultimi 10 anni, ma probabilmente anche prima. Anche qui l'operatività. Qual è l'operatività? Allora, sui grandi comuni, il ministro Saccomanni ha firmato il decreto che consente, dopo che i comuni hanno già fatto i bandi, esplicitato le domande, analizzate le domande, di erogare alle prime 50.000 persone nei grandi centri urbani questo sostegno per l'inclusione attiva. Abbiamo già i contatti con tutte le città del Mezzogiorno, i comuni del Mezzogiorno, a cui appunto questa sperimentazione è destinata. Avremo poi i contatti con il Centro-Nord nei primi giorni di gennaio, in modo tale che da aprile possano partire effettivamente le erogazioni, il completamento dei bandi e le erogazioni per quasi 400.000 persone nel Nord, nel centro e nel mezzogiorno, sui quasi 4,8-5 milioni di poveri assoluti. Queste misure, non parlo della social card tradizionale, impatteranno su circa 400-450 mila persone. Quindi, come vedete, un impatto veramente rilevante, non sufficiente, proprio perché se non c'è una ripresa forte, consistente, se non ci sono appunto quegli interventi che ricordava anche il ministro Lupi, l'occupazione riparte con lentezza e quindi la condizione complessiva del Paese è ancora fortemente in difficoltà. Mi fermo qui per ricordare soltanto un'ultima cosa, che
incentivi alle assunzioni, la garanzia giovani, la riforma dei centri per l'impiego, adesso le politiche attive, le politiche passive, la riforma degli ammortizzatori sociali, gli interventi sulla povertà, gli interventi per la riforma della formazione professionale, il tutto armonizzato con questa banca dati delle politiche attive e passive che abbiamo avviato a giugno, sono i pezzi del puzzle complessivo che questo governo ha messo in campo e sta mettendo in campo proprio per fronteggiare la crisi occupazionale, la disoccupazione e l'aumento della povertà. Grazie.